secondo video tag sul mio canale e oggi voglio fare il tag Confessioni di una cartopazza ideata dalla stanza di Scarlett. Il tag comprende 10 domande, iniziamo con la prima che è quante agende ho e come le uso. Allora, io ho due agende, la prima che ho acquistato è questa che è la Papillon della Thun, è stata la mia prima in assoluto e ho girato tutta Brescia e quasi tutti i negozi Thun di Milano per riuscire a trovarla, perché io mi ero fissata sul formato piccolo perché in agenda, cioè scusate, in borsetta ho sempre avuto agende di questa misura, di solito quelle con la spirale. Questa me ne ero innamorata alla follia, soltanto che non si trovava la versione pocket più da nessuna parte, quindi ho girato tutti i negozi di Brescia, gli altri li ho chiamati al telefono e ho chiamato tutti quelli di Milano fino a che sono riuscita a trovarne uno che le aveva. Però vi posso dire che io ce l'ho da 4 anni, è uscita di casa pochissimo perché è soltanto il primo periodo, perché dopo non mi trovavo con i refill originali della Thun perché comunque erano troppo sottili, le pagine non si sfogliavano bene, gli anelli non sono mai stati eccezionali perché tendevano a rimanere leggermente aperti e con i refill Thun che sono troppo sottili non si giravano bene, quindi l'ho usata il primo anno. Il secondo anno ho comprato il suo refill, però alla fine non l'avevo più di tanto utilizzato, poi l'avevo accantonata per tornare a un'agenda normale e praticamente, se vedete, è tutta rovinata, la pelle o ecopelle è completamente venuta via, si è tutta rovinata a tutti i bordi. È un peccato perché comunque come agenda è molto carina. Adesso vabbè, ci sono dentro ancora gli stickers che usavo l'anno scorso, perché questa l'ho tenuta fino a settembre del 2015, quando dopo ho comprato la Color Crush. Di per sé è molto bella, io qua avevo dentro i visori delle Gorgeous che avevo stampato io, è molto carina, però si è rovinata completamente tutta nella parte qua, lo vedete, la pelle è completamente rovinata. Io l'ho cambiata di per sé non perché fosse rovinata, ma perché comunque, vedete qua, non mancano ancora molte cose, era troppo piccola per quello che erano le mie esigenze, come adesso lo è diventata la persona. Successivamente ho acquistato la Color Crush nel colore Dark Pink. Io ho aspettato che uscisse la versione 18 mesi, una mia amica, che ringrazio ancora Anna, me l'ha segnalata che era disponibile sul sito di Timbro Scrap Mania. Io stavo lavorando, come sono tornata a casa l'ho subito acquistata e già al pomeriggio il colore Dark Pink non c'era più, quindi questa va dentro il refill da luglio, se non mi sbaglio, del 2015 fino a tutto il 2016, e questa è l'agenda che io ho. Io utilizzo una sola agenda, quindi l'altra non la sto più utilizzando perché comunque preferisco avere un'agenda con dentro tutte le sezioni di cui io necessito, mi serve di avere tutte le informazioni in un'agenda unica. Per quanto riguarda invece il canale di YouTube, ho un quaderno di quelli che erano usciti mesi fa alla Lidl, quelli a spirale con dentro i divisori, uso quelli per segnare i video che metto. Poi da quest'estate, siccome che la mia banca regalava l'agenda, non quella che regalano inizio anno, ma di per sé il diario in collaborazione con la Smemoranda, con tutti gli animaletti, ho fatto richiesta, quindi dopo da quest'estate utilizzerò quella in modo da tenere traccia comunque giustamente sia dei video che ho fatto che magari dei video che voglio fare. Ora cambio inquadratura e passiamo alla seconda domanda. Ok, andiamo avanti, ho cambiato la visuale perché giustamente vi devo mostrare delle cose e era più comodo, cioè mi sembra assurdo mostrarvele in mano. Passiamo alla seconda domanda, io mi sono stampata il fogliettino con tutte le domande per non sbagliare, anche perché mi sembra giusto che il tag è stato ideato così e debba rimanere così sia per titolo che per le domande. La seconda domanda è: quali sono i tuoi washi, deco o fabric tape preferiti? E questa è una bella domanda. Questa è una parte della mia collezione, quindi dirvi quali sono i miei preferiti non è facilissimo perché a me mi piacciono un po' tutti, vediamo. Allora, di questi mi piacciono sicuramente i miei preferiti, sono quelli dei Little Twin Star, che è tipo questo, o comunque quelli anche genere cartoon, tipo questi qua di Kiki Delivery Service, o quelli di Totoro, e questi sono alcuni. Cioè, sinceramente, per chi mi conosce lo sa che washi sono malata. Dopo, un'altra parte che mi piace moltissimo, io amo molto le cose colorate,
e per chi guarda i miei video lo sa, questi sono quelli divisi per fantasie con gli animaletti e con gli uccellini. Io li ho adorati, soprattutto questo, che non vi dico per trovarlo, che fatica, l'ho dovuto fare 3-4 ordini per riuscire ad averlo, perché io lo ordinavo perché era disponibile, poi era sold out, poi fa niente, che dopo quando mi è arrivato, poi ne ho avuto una marea, infatti ne ho tre, perché dopo neanche a farlo apposta, negli ordini successivi, una volta me ne hanno anche regalato uno, quindi ne ho moltissimi, però dopo a fine della fine in agenda l'ho usato molto poco, però questo me ne ero proprio innamorata tantissimo. Un altro che mi piace molto è questo, con gli uccellini, e ne ho uno simile con i gufetti, eccolo qua. Cioè, io non posso scegliere perché a me mi piacciono tutti. E ve ne mostro un altro che mi piace moltissimo, eccolo qua. Quello con le meduse, bellissimo. Non l'ho ancora utilizzato perché preferisco utilizzarlo per le decorazioni estive. Però questo è un altro di quelli miei preferiti. E poi passiamo al mio preferito in assoluto, che come mi dice mio marito, io uso sempre. Ok? E parliamo di questo Rainbow. Io di solito che uso maggiormente è la versione slim da 3 mm, me l'avete visto usare molte volte. Quello da 1 cm ho fatto un po' fatica a trovarlo perché da me, cinesi, non si trova niente. Quindi questo l'ho preso con un lotto di 10 washi, però si potevano scegliere i colori, infatti ne ho presi 3 di questo tipo ed altri colori glitter che non avevo, non i soliti classici, infatti avevo preso il blu, il fucsia, questo che è un viola, il marrone, il grigio antracite e questo color ruggine molto bello. Perché dopo di per sé tutti gli altri comunque ero piena, quindi ho preso andata a scegliere, dato che si poteva, quei colori che io non avevo, e questi sono quelli che mi piacciono di più. All'inizio i washi slim non li usavo, adesso un po' alla volta li sto assortendo. Adesso questa è una sistemazione provvisoria perché non sono tutti, chi ha visto nelle ultime 2 settimane i miei video haul avete visto che me ne sono arrivati molti, e anche nel prossimo video haul ne ho dentro 5-6 e me ne devono arrivare credo ancora 8 in totale nel giro di un mese e mezzo. Quindi mi piacciono troppo le varie fantasie, su AliExpress se ne trovano veramente tantissimi. Non ne ho uno preferito, l'importante per me è che siano super colorati. Allora, passiamo alla terza domanda. Facci vedere una o più pagine decorate della tua agenda. Vabbè, queste la conoscete già anche voi, però ve ne faccio vedere un po'. Beh, allora, questa mi piaceva moltissimo, tutta a tema su Miko Gurashi. Questa non l'avete mai vista perché ancora non facevo i video su YouTube. Voi avete iniziato a vedere i miei video da questa settimana, quindi perché ho iniziato a fare i video a fine febbraio. Questa è una delle prime che avete visto, questi adesivi erano molto belli, dato che avevo anche i washi. Questa non mi piace molto, questa è molto carina. Ho provato un timbro delle Gorgeous. Questa mi piaceva tantissimo perché questa fata è veramente molto bella. Poi c'era questo tipo cameo, questo col coniglietto che lo trovo troppo carino. Questa è un'altra con la Gorgeous. Gorgeous. Questo che era a tema unicorni. Tutti quelli che adesso state vedendo sono tutti i Plan With Me che trovate nella mia playlist. Vediamo. Questo che era tutto a tema farfalle. Il tema panda. Questo che mi piace tantissimo, di Alice nel Paese delle Meraviglie. E mi fermo qua perché dopo non avete neanche ancora visto l'altra decorazione. Perché io comunque per comodità mi devo per forza portare avanti, perché lavorando io comunque ho sempre decorato in anticipo la settimana, io non è che scrivo e poi la decoro, no, ho sempre decorato in anticipo. Però logicamente adesso che faccio i video la decoro in anticipo anche di 2 settimane, infatti ho già 2 settimane decorate perché ho pochissimo tempo per girare i video. Poi andiamo avanti. Quali sono i tuoi stickers preferiti? Bella domanda. Io di stickers ne ho centinaia. Ma indubbiamente i miei preferiti sono il genere sagomato, quindi ve ne mostro un po' alcuni. Qui ne abbiamo tipo questi di My Melody, sono bellissimi, poi questi perché hanno tutto il foil dorato. Questi con le pecorelle che li vedete spesso perché sono a due, ma ho anche il terzo. Questi dei Little Twin Star, che ne ho 2 modelli diversi, uno un attimino con i colori più vivaci, uno con i toni più pastello. Poi vi faccio vedere questi di Sumiko Gurashi, che per avere questi, perché all'inizio
Cioè, li vendevano sciolti anche quando li ho comprati io, però costavano un botto e per poter risparmiare ne ho comprati 18 pacchetti. Però, siccome che si doveva scegliere un modello e dovevano essere 18 dello stesso modello, io prima di acquistarli ho chiesto al venditore se si potevano scegliere assortiti, anche perché francamente 18 tutti uguali sono belli carini, ok, non me ne facevo niente. E quindi vedete, ce ne sono vari tipi. Sono molto carini, quello che ce ne sia ancora uno, sì. E c'è la versione verde, questo modello qua ne ha 4. Quella rosa, quella gialla, questo giallo un po' più scuro e questa azzurrina. Sono tutti molto carini e dopo ci sono questi vari qua sagomati di questa linea Romantic Stickers che sono molto belli. Questi modelli qua che sono sempre tutti sagomati, questi sono fatti a libretto, ne ho diversi modelli, però ecco, li avete già visti tutti nei miei vari video sugli stickers, quindi di per sé i quelli preferiti sono quelli sagomati. E sono quelli che uso di più perché comunque li preferisco. Poi adesso che ho iniziato a usare l'embossing, un po' li uso di meno, ma non perché non mi piacciono più, però perché comunque imbossando, utilizzando comunque già tanti timbri, diventa un po' difficile aggiungerci anche degli sticker. Allora, passiamo alla prossima domanda, che sono: quali sono i tuoi sticky note preferiti? Anche qua ne ho tantissimi, chi ha visto la mia scatola lo sa. Questi li adoro, che sono gli ultimi arrivati, quelli di Molang. E ho tutte e quattro le versioni. E dopo questi qua librettino mi piacciono molto perché hanno sia quelli sagomati che hanno le varie misure di post-it. Quindi sono tra i miei preferiti. E io li ho di Molang, di Rilakkuma, di Totoro, come in questo caso. Questo è l'ultimo modello che mi è arrivato, ma ne ho anche un altro di Totoro. Però non li ho tirati fuori tutti, sennò diventa un video lungo 2 anni. Io ne ho tantissimi. Con i saldi del 29 avevo trovato questo, che era l'unico modello che non avevo. Vedete, dopo questo di Rilakkuma, che è carinissimo perché c'è anche la versione sagomata, molto colorato. My Melody. Poi abbiamo Sentimental Circus, questo è un modello, ma ce ne sono due. Però non li ho tirati fuori tutti per lo stesso motivo, bellissimi anche questi. Peccato che non riesco ad utilizzarli. E dopo anche questi qua di Totoro mi sono appena arrivati, sono molto carini. Questi comunque sono tra quelli che preferisco, anche perché sono molto comodi, perché in una confezione hai comunque tante grandezze. Passiamo alla prossima domanda, che è la numero 6. Facci vedere le tue penne, colori, pennarelli, eccetera. Allora, io essenzialmente sull'agenda scrivo con le penne gel, che sono questi due, quindi ho sia quelle della Gel Color, che sono della Osama, e ve le sconsiglio. Ve lo dico, io le avevo prese perché c'era dentro il rosso, che è, vediamo, vedete, questo. E questo è quello della Lidl. Quello della Lidl è più aranciato, questo è effettivamente rosso. L'avevo preso perché aveva dentro alcuni colori che nel set di quest'estate della Lidl non c'erano. Però queste qua della Osama fanno schifo. Ce ne sono già due che non scrivono niente. Quella azzurra è praticamente da buttare, glitterata, perché non scrive. E poi il tratto, ve lo mostro, con lo stesso colore. Però aspettate, datemi un secondo che trovo i colori. Allora, prendiamo solo la sua, sì. Ok, questa in linea di massima è lo stesso colore. Questa è la versione Osama. E questa ancora scrive. Adesso vedete che già si sta asciugando. Quelli della Lidl hanno i colori molto più forti. Queste due sono praticamente lo stesso colore. Questa ancora la rosa. È già una di quelle che scrive, ma se prendete il verde, ad esempio, la differenza è abissale. Io le uso per ripassare anche alcune parti delle decorazioni, magari quando uso gli acquarelli, e lì si nota molto la differenza. Quindi io vi straconsiglio quelle della Lidl perché sono ottime. Infatti, nell'ultima offerta, anche se non ero riuscita ad andare subito, mio marito il sabato aveva trovato ancora le metallizzate, le flue, me le aveva prese. Di per sé le penne che uso di più sono quelle. Poi avevo preso anche sempre la Lidl queste, che sono sempre quelle della
Stentler, però non riesco ad usarle perché il tratto secondo me non è abbastanza scorrevole. Cioè, non, boh, mi sono abituata alle penne gel, quindi quelle normali non le riesco ad usare. Ho anche gli Stabilo, non ne ho tanti, ne ho una decina. Era un set che avevo preso all'Esselunga, gli Stabilo Point 88, io ho il fine il 04. Però comunque non mi trovo, io li avevo presi ancora quando avevo l'agenda della Thun, e sull'agenda della Thun passava anche l'aria, quindi figuriamoci gli Stabilo. E dopo qua ho alcune agende carine, cioè alcune agende, scusate, sono fuori di testa, alcune penne carine. Queste le avevo prese pochissimo in Slovenia, erano in offerta, infatti ho questa, che è una stilografica, non l'ho ancora utilizzata, però l'avevo solo tolta dalla confezione. Poi ho quest'altra è dello Kitty, questa è una Biro. Non le ho mai usate perché sono troppo carine, non riuscivo. Poi ho anche questa, sempre un'altra stilografica, vedete, erano in offerta. L'ho pagata 1,49 euro, le altre mi sembra sull'euro. Era, non mi ricordo il nome della catena di negozi, c'ero entrata per caso, avevano tutto il settore Hello Kitty ed era tutto scontato. Non vi dico. Poi ho tutte queste qua di AliExpress, di Totoro. Non le ho ancora utilizzate. Sono carinissime, le avevo pagate pochissimo perché all'inizio le avevo prese per regalarle a Natale. Poi ho deciso di aggiungere all'astucci che avevo comprato i deco tape che c'erano alla Lidl e quindi quelle le avevo tenute per me. Poi che ho? Sono carinissime. Sono queste che ho preso in un gruppo Facebook, Mondo Carto Gadget di Giorgia, sono bellissime, sono tutte uguali, hanno un inchiostro nero, cambia soltanto la decorazione. Questa è Iduno, questa ha un cupcake, questo ha la cheesecake e questa ha una specie di budino, sono carinissime. E dopo un'altra penna che ho è quella che ho in agenda che mi hanno regalato le mie sorelle, che logicamente sanno il mio amore per le Gorgeous ed è questa delle Gorgeous. Pennarelli ho quelli di, non ce li ho qua adesso, li ho in una scatola perché stavo finendo un lavoro. Ho quelli di Tiger e quelli della Lidl. E dopo ho le matite acquarellabili, quelle della Stabilo, che però non ce li ho qua perché siccome che devo utilizzo il tavolo della cucina per fare tutti i miei lavori, quando ho finito raduno tutto in una scatola in modo da avere tutto a portata di mano quando devo proseguire con il lavoro. E quindi mi diventava un casino andare a tirare fuori tutto. Rimettiamo dentro. Poi passiamo. La domanda numero 7. Hai quaderni particolari? Mostraceli. No, io non ho quaderni particolari. L'unico quaderno che ho è quello che uso per il canale di YouTube, è quello semplice a spirale della Lidl. Quindi non ce l'ho nemmeno qua e non ve lo mostro. Poi la domanda numero 8, quale agenda o diario usavi quando andavi a scuola? E quando andavo a scuola, perlomeno alle medie e alle superiori, ho sempre usato la Smemoranda. Quindi è sempre stata l'agenda che ho utilizzato dalle medie a tutte le superiori. Dopo, la domanda numero 9, qual è la tua agenda dei sogni? Io non ho un'agenda dei sogni in particolare. All'inizio volevo la Color Crush e l'ho presa, adesso voglio passare al modello 5 e ero tentata a comprare la Carpe Diem, però io odio i refill perpetui, non mi piacciono, mi sarebbe piaciuto se esisteva uno store in Europa, non solo fisico come quello che c'è a Londra, magari provare una delle Kiki K, però io non compro dall'Australia perché cioè sono una persona scaroniata al massimo, di sicuro ci becco 50 euro di dogana. Quindi la evito, quindi penso che adesso sto vedendo più che altro perché le agende nuove uscite delle Webster Page hanno un sacco di difetti quest'anno. Già quando le ho comprate io c'erano il difetto degli anelli nell'edizione prima. La mia per fortuna non aveva difetti quando è arrivata. Però non lo so, io penso adesso ad aspettare dopo l'estate perché comunque io la voglio già con il refill del 2017, anche perché ho l'esigenza, appunto facendo decorazioni con l'embossing, di non avere refill da 80 grammi. Gli 80 grammi mi trapassa qualsiasi cosa e già con il refill della Webster riesce a trapassare alcuni colori se lascio il tampone posizionato un attimo di più. Quindi comunque io ho bisogno di agende che abbiano un buon tipo di refill e sinceramente dover comprare l'agenda per
Puoi farmi fare il refill? Sinceramente mi sembra assurdo perché già l'agenda una 5 viene 50-60 euro a seconda del modello che compri. Tralasciando quella dell'atun che l'ho pagata 70 euro per una person, cioè per una pocket che non è durata niente, lì ancora di più il nervoso mi è venuto. Io questa mi ci trovo bene, soltanto che voi vedete le decorazioni che faccio sono molto limitata. A me piacciono le decorazioni grandi anche perché ho molti timbri gorgeous. Sono molto grandi, i timbri mini sono carini, però io preferisco le decorazioni grandi. Quindi voglio passare al modello 5, quindi attualmente l'idea è di riprendere un'altra color crush, speriamo di non beccare la fallata e di stare sulla 5, perché comunque se prendo una Carpe Diem me la dovrei prendere vuota perché io il suo refill non lo utilizzerei perché a me il refill perpetuo non va. Quindi non ho tante alternative alle agende usate, io non prendo mai niente d'usato perché non lo amo. Io preferisco avere le cose nuove in mano ed è così per tutte le cose che compro. Io non compro mai niente di seconda mano, non perché non mi fido di chi lo venda o altri motivi, semplicemente è una questione mia, ma mi piace avere le cose nuove fra le mani e essere la prima ad aprirle. Quindi, a meno che la Kikike non ci apra un bel negozio, magari in Italia, speriamo, dato che tra poco mi si apre anche Primark vicino. Non si sa mai, speriamo. Allora lì magari posso valutare di provarne una perché sinceramente quella con i gatti mi piaceva tantissimo. Però io non mi fido a ordinare anche perché comunque dovendo ordinare una 5 sicuramente la dogana la becco e con le Kikikei la maggior parte beccano la dogana perché hanno degli scatoloni giganti. Quindi lasciamo stare e vedremo per l'anno prossimo che agenda prendere. L'ultima domanda, facci vedere la tua postazione cartopazzosa. Allora, di per sé dove io lavoro e faccio tutti i lavori che vedete, quindi i Planet With Me, gli inserti e così via, è il tavolo della cucina. Comunque, a fine video vi metto la fotografia di dove tengo tutte, cioè tutte le mie cose, di dove progetto tutti i miei lavori, quindi dove ho il PC e il carrellino dell'IKEA, perché adesso dovrei fermare il video, spostarmi, vi faccio la foto e ve lo metto a fine video. Quindi il tag è finito, spero che vi sia piaciuto. È il secondo tag. Ho intenzione di fare anche quello dei washi tape, sempre ideato da Scarlett, però voglio aspettare che mi arrivino gli ultimi modelli che mi devono arrivare di washi e di acquistare l'ultima scatola dell'IKEA perché sono andata l'ultima volta, avete visto il video, ne ho prese tre, però non mi bastano, me ne serve ancora una e quella è per me la soluzione ideale perché le posso impilare. Sono comodissime perché hanno questi buchi fatti apposta, si impilano perfettamente. Io le metto sotto il tavolino della sala, vedete, non si muovono. Io le posso prendere e vedete che non cade. Se io lo faccio con qualsiasi altro tipo di scatola, mi cadono. Ho provato le valigette, le trovo troppo scomode perché mi occupano troppo spazio. Per la mia esigenza, queste dell'IKEA sono la soluzione migliore perché mi permettono di dividerli. E quindi di averli a vista d'occhio senza fare 10 file di washi e doverli cercare e non ricordarsi nemmeno più quali modelli magari hai perché magari ce l'hai sotto. Adesso li ho posizionati così momentaneamente, però mi sono arrivati molti modelli con i fiori e così via, quindi per forza avevo fatto una scatola con fiori e dolci, le devo sostituire. Quindi le andrò a modificare. Quando ho fatto tutto faccio anche quel video tag lì. Fatemi sapere se vi piacciono video tag di questo tipo perché vorrei farvi anche quello sulla borsa che mi porto quando devo stare via magari qualche giorno e cosa ci metto dentro, come la organizzo per tutte le decorazioni dell'agenda. Quindi il video è finito, vi metto la fotografia della mia postazione PC a fine video. Ciao a tutte e alla prossima!